Assessore Fabio De Falco, dei lavori pubblici del comune di Pozzuoli, finalmente una buona notizia, non soltanto per Pozzuoli, ma per i quattro comuni dell'area Flegrea, 60 milioni circa da spendere per... 65 milioni di euro per la precisione da spendere per il progetto riguarda la riqualificazione dei laghi dei Campi Flegrei e verte essenzialmente attraverso tutte le opere infrastrutturali e fognarie che consentiranno diciamo, la pulizia dei quattro laghi. Questi scarichi fognari ovviamente per adesso parte e vanno a finire nei quattro laghi, quindi con l'inquinamento ambientale che tutti quanti conosciamo. Queste reti fognarie quindi saranno deviate o fatte ex novo per far sì che poi il lago possa ritornare a vivere? No, allora, gli interventi sono complessivi, quindi riguardano tutti gli assi, la maggior parte degli assi fognari presenti sui quattro comuni. Si andrà a intervenire anche su alcune fogne che vengono immesse, diciamo, attualmente nei quattro laghi, ma è un di cui. Adesso si dovrà andare alla fase operativa. Come funziona? I quattro comuni si dovranno vedere, decidere di istituire attraverso il proprio consiglio comunale una stazione unica appaltante e poi si firmerà l'accordo di programma con la regione e si procederà poi successivamente con gli appalti. Ci sarà un comune capofila che, diciamo, coordinerà il lavoro dei quattro enti? Il progetto non prevede un ente capofila, ma prevede appunto una stazione unica appaltante. I soldi che arrivano. I soldi arrivano direttamente alla regione che li distribuisce. Ora non lo so, bisogna entrare nel particolare, questo è un dato che non conosco.